C'è un tema particolare che ti sta particolarmente a cuore di questa seconda ondata? Ma personalmente questo è un punto di vista mio molto personale, a me sta molto a cuore come diventa scrittrice Elena, cioè quanto l'ambizione a un certo punto e col lavoro che lì l'ha fatto su di lei nel corso degli anni la renda autonoma Dalila nel momento in cui si scopre scrittrice, in cui si scopre perciò non donna come veniva intesa, non come veniva. All'epoca la donna era una madre e poco altro, ma in realtà prende su di sé la responsabilità della propria creazione, che non è quella di fare figli, ma di quella di scrivere storie. E quell'aspetto, con tutto quello che ne consegue, perciò anche un certo egoismo, una certa cattiveria nel fare in modo che tutto questo accada. È un aspetto magari non principale, ma che a me personalmente affascina molto. A proposito di scrittura, Elena Ferrante, qual è la forza della scrittura di questa scrittrice o scrittore? La forza è quella dell'onestà, del mettersi di fronte ai personaggi e non descriverne dei santini, ma farne dei personaggi reali con delle bellissime luci, ma anche con delle terrificanti ombre. Questo riguarda anche i due personaggi protagonisti, perciò il potere della letteratura, in realtà, di farne personaggi letterari, dei personaggi archetipici che esistono, abitano dentro ognuno di noi, anche se non veniamo da Napoli, dal Rione. Di periferia, ma quello che hanno dentro è un archetipo che abbiamo dentro anche noi, e quello è un miracolo. Quando accade è un miracolo, e sono felice che il pubblico, i suoi lettori in primo luogo, se ne siano accorti. A proposito di letteratura, quali sono stati i libri che ti hanno formato? Oddio, ce ne sono tantissimi. Io forse. Quando ero piccolo, ragazzino, ventenne, forse Dostoevskij è lo scrittore che mi ha più, come dire, portato qualche cosa di concreto dentro, ecco. E poi molto altro, però l'incontro con quel tipo di letteratura è stato per me il primo incontro con la letteratura reale, quello, diciamo, in cui da lettore capivo quello che mi veniva detto. E in cui probabilmente ritrovavo anche qualche cosa di familiare rispetto a quello che ero o quello che stavo diventando.